allo stand Hyundai, in discussa protagonista la i20. Una segmento B bella spaziosa, tanto per i passeggeri, il passo è aumentato di 4,5 cm, quanto per i loro bagagli, con valori di carico ai vertici della categoria. Rispetto al modello precedente è impossibile non notare la deriva sportiveggiante e l'importante upgrade dei contenuti tecnologici. Nuovo il sistema di infotainment con la possibilità di connettere lo smartphone, mentre tra i dispositivi di sicurezza troviamo addirittura l'avviso di cambiamento della corsia. La gamma motori iniziale sarà composta da 3 benzina e 2 turbodiesel, con potenze tra i 75 e i 100 cavalli, ai quali si aggiungeranno in seguito le versioni alimentate a GPL. Non ancora comunicati i prezzi, che comunque non si scosteranno troppo dall'attacco di 12.000 euro della attuale i20.